Carino, devo fare un boomerang, aspetta. Va bene. Aspetta. Oddio no, guarda che bel tramonto, amore, ci facciamo una foto? Sì, no, aspetta, no, possiamo fare direttamente una diretta. Ma hai rotto il cazzo. Instagram, che luogo meraviglioso. Fai una foto da fighetto, aggiungi qualche filtro qua e là, frase poetica che non c'entra un cazzo con la foto e hashtag totalmente fuori contesto. Pubblichi tutto e aspetti che le vagine munite ti cadano dal cielo. O almeno è questo quello che speriamo noi maschietti, ma la realtà purtroppo è ben diversa. Signori, Instagram, effetti collaterali. Che poi quanto è facile mettere like a una foto su Instagram? Doppio tap e metti like. È geniale, è bellissimo, è semplicissimo. No! Ma che mi rappresenta sta cosa di tappa due volte? Mo' di me te, se è normale che mentre sto a stalkerà una torna una foto del 2009 e per un doppio tap sullo schermo devo cambiare residenza, carta d'identità e codice fiscale. Non c'ha senso. Ma perché sta cosa? Ma è legale. Azuki, ma che figura ci faccio io, scusa? Ma poi come ti è venuto in mente, dico io. Tranquillo che prima o poi faccio un video pure su Facebook. Attento! Aspettatelo, zio. Che poi sta diffusione delle storie manco fosse la scoperta del Viagra. Mo' per carità, le faccio pure io le storie su Instagram, però mica in ogni secondo della mia vita. Allora ragazzi, adesso... Cosa stai facendo? Una storia. Ma mentre guidi è pericoloso. Beh, non è mai morto nessuno. Visto? Sani e salvi. Proprio. Potrei andare avanti per ore spalando merda su quelli che pubblicano le foto del sushi. Ma come vi permettete? C'è gente che fatica per stare via da qua. Siete dei criminali. Ho finito. Per ora. Ciao. So. Aspetta. Ma cos'è sto? Sto calmo però. Un po' più abituato. Dimmi, vai. Vai. Sì, ormai. Basta, dai. Vai.